A Torino mancano i maestri mentre ci sono troppi avvocati. In un momento di crisi così forte, stupisce scoprire che il settore che necessita di un maggior numero di laureati sia quello della scuola primaria, fino ad oggi ritenuto saturo. E forse questo è il dato più interessante che emerge dalle ricerche di Alma Laurea, il consorzio che fa da ponte tra l'università e il mondo delle imprese. Abbiamo delle tensioni sul lato della domanda per gli insegnanti di scuola materna ed elementare, forse lì ne laureiamo un po' troppo pochi rispetto a quella che è la domanda, sempre che non continuino a chiudere scuole e aumentare il numero di allievi per classe, perché allora la situazione cambia di significato. Dai dati risulta infatti che il 90,6% degli studenti di scienze della formazione, ad un anno dal conseguimento della laurea, trova un impiego. Molto più bassa la percentuale degli avvocati, solo il 25,7%. Anche per questo l'università ha redatto una guida all'orientamento rivolta a tutti i neodiplomati indecisi sul percorso accademico da intraprendere. Grazie al manuale è possibile confrontare i vari corsi di studio in relazione ai dati forniti dal mercato del lavoro, conoscendo quindi le facoltà che offrono maggiori settori di impiego. C'è una difficoltà sull'orientamento perché è un mercato del lavoro anche impazzito, oltre che scarso, insomma. Perché noi magari oggi possiamo segnalare realtà che al momento possono essere, come dire, appetibili dal punto di vista degli sbocchi professionali o più appetibili di altre, ma di qui a 3 o 5 anni non siamo assolutamente in grado di verificare se sarà ancora così o meno. La media dei torinesi che lavora ad un anno dalla laurea è il 55,8%. Il tasso di occupazione nell'ultimo anno è cresciuto, anche se di poco, passando dal 72,9 al 73,1%. Quello di disoccupazione è sceso dal 7,9 al 7,6%. Percentuali queste che, contrariamente a quanto sostenuto da molti giovani, sembrano confermare che la laurea ha ancora un suo valore.